La mostra ha un grande taglio di eleganza e queste opere che vedete qui e quella che vedete al piano di sopra con il Cristo nel Sinedrio rappresentano gli illustratori di Caravaggio. Questo è un Caravaggio direttamente, ma gli illustratori di Caravaggio, così come oggi è Manara, che lui si definisce un fumettista, in realtà è un artista. Guardatele bene queste tavole e vedrete che mano c'è dietro. Questo principio in base a cui questa pittura, questa arte che fa Manara e che ha fatto il Caravaggio ai suoi tempi, è un'arte che deriva, diciamo, si basa tutta sul sentimento. Sembra la cosa più stupida di questo mondo, la più ovvia, eppure bisogna dire che uno degli elementi della rivoluzione caravaggesca, che Manara ha capito benissimo e che racconta nella sua graphic novel, no? Chiamiamola così, è proprio questa. Cioè, la grande rivoluzione di Caravaggio è stata quella di immettere nell'arte i grandi sentimenti dell'essere umano, l'amore, l'amicizia, l'odio, i contrasti, però le cose che poi rendono l'uomo, l'essere umano, degno di questo nome. E allora questo principio che è semplicissimo, però poi in realtà è eletto. In questa mostra probabilmente si vede bene. Caravaggio nel corso della sua vita ha eseguito pochi ritratti, però quei pochi effettivamente, sorprendentemente, sono rivolti a personalità che non sarebbero proprio storiche. Uno dei primi biografi di Caravaggio racconta che uno dei primi ritratti del Caravaggio fu fatto dal maestro all'oste dove andava a mangiare. Allora, questa è una cosa incredibile perché all'epoca i ritratti si facevano ai cardinali, ai nobili, al papa. Caravaggio ha fatto anche il ritratto al papa, però ha fatto il ritratto al papa e ha fatto il ritratto al gestore della trattoria. Questa è una cosa molto importante. Questo ritratto è perduto, peraltro, ma è citato dai biografi antichi, quindi forse esiste ancora, non è stato ancora scoperto, ma certamente l'ha fatto e questo è molto sintomatico.